Sono Ale e benvenuti sul mio canale, dove parliamo di fotografia e ci concentriamo più sulla pratica e la teoria che sulla tecnologia. Oggi inauguriamo un tipo di video un po' diverso dal solito. Innanzitutto non vedrete la mia faccia, e qualcuno sicuramente me ne sarà grato, ma a parte tutto, l'idea è quella di studiare la fotografia attraverso appunto le foto, e credo che la cosa possa essere utile a molti. Potremo analizzare sia degli scatti interessanti di vari autori, per esaminare un po' di teoria, e se la cosa vi può interessare, anche qualche mio scatto dove spiego come tecnicamente l'ho realizzato e perché. Direi di iniziare con questo bellissimo scatto di Yusuf Karsh, raccontando la sua interessante storia. Innanzitutto credo che dovreste già conoscere il fotografo, ma anche se non l'avete mai sentito nominare, è praticamente impossibile, a meno che non veniate dall'orlo esterno della galassia, che non abbiate mai visto una sua foto. Perché questo signore, che è un po' la versione armeno-canadese di Lino Banfi, è uno dei fotografi ritrattisti più importanti del secolo scorso, celebrato in molte mostre, in luoghi come la National Portrait Art Gallery di Londra o lo Smithsonian Institute, tanto per capire la caratura del personaggio. E se ancora non vi ho convinto, basterebbe l'elenco delle persone che ha fotografato, da Winston Churchill appunto alla regina Elisabetta, ad Albert Einstein, Muhammad Ali, Eleanor Roosevelt, Henry Ford, Elizabeth Taylor, Walt Disney, John Kennedy, Picasso, un po' di papi, Martin Luther King, Leonid Brezhnev, Fidel Castro, Madre Teresa, Ernest Hemingway, eccetera eccetera eccetera. Praticamente si fa prima a dire quelli che non ha fotografato. In Canada sono così orgogliosi di lui che lo hanno messo su un francobollo dopo la sua morte nel 2002. È stato anche insignito della più alta onorificenza canadese, la Companion of Order of Canada. Va bene, adesso le abbiamo tessuto le lodi, ma perché questa foto più di altre ha una storia interessante e cosa possiamo imparare? Innanzitutto, contestualizziamola. Siamo nel 1941 e non è proprio un bel momento per l'Europa, anzi, quelli sono proprio i giorni più bui della Seconda Guerra Mondiale. Le forze naziste imperversavano per l'Europa, la Francia era in mano nemiche. Insomma, non voglio farla volgare, ma la situazione era che l'Europa era un po' nella merda. Churchill era in visita in Canada ed era stato programmato un suo discorso alla Camera dei Comuni. A Karsh era stato chiesto dal primo ministro canadese di fotografarlo. E lui, che all'epoca era poco più che trentenne e relativamente poco conosciuto, giustamente non voleva farsi sfuggire l'occasione di fotografare un personaggio storico. Mica scemo. Decide allora di prepararsi per benino. Si presenta la sera prima super attrezzato e monta uno studio in una sala adiacente a quella dove Churchill avrebbe fatto il suo discorso. Fa delle prove con una controfigura della stessa altezza e stazza dello statista e poi si mette pazientemente ad aspettare che finisca il suo discorso e raggiunga la sala. E già qui una piccola lezione di professionalità e di umiltà. Bisogna sempre essere preparati e avere già le idee chiare. Soprattutto un professionista, in un'occasione importante, non è che arriva mai alla speriamo in Dio. Anche perché l'imprevisto è sempre in agguato. Infatti Churchill, terminato di parlare, entra nella sala. Qualcuno gli dà un bicchiere di scotch, qualcun altro gli dà un sigaro Havana e dall'espressione stupita che lui fece alla vista del fotografo e della sua attrezzatura, fu chiaro praticamente a tutti che nessuno gli aveva comunicato che sarebbe stato fotografato. E qui arriva la seconda lezione. Mai perdersi d'animo. Karsh infatti non lo fa, probabilmente sfodera la sua migliore faccia da di bronzo e se ne esce con la frase: Sir, spero di essere abbastanza degno di fare una fotografia all'altezza di questo momento storico. Churchill non era molto convinto, ma dopo una paraculata del genere probabilmente non se la sente di fare troppo lo stronzo e acconsente per un solo scatto, un solo click. E non era il tempo delle digitali. One shot, one kill. Ok, adesso voi immaginatevi. Siete un giovane fotografo e state fotografando uno dei personaggi storici più importanti del secolo e avete solo uno scatto a disposizione. Probabilmente per dire alla Point Break: nel buco del c***o non ti c'entra neanche uno spillo! Quindi Churchill si mette in posa, un assistente prende il bicchiere di whisky e Karsh si avvicina con un posacenere per prendere il sigaro, che nel frattempo Churchill si è acceso. Lo statista rifiuta, il sigaro non lo molla. A questo punto il fotografo è perplesso, non sa che cosa fare. Il sigaro avrebbe rovinato la foto. Torna alla macchina fotografica e poi ci ripensa. In un attimo, con un balzo, torna su Churchill. Mi perdoni, signore, gli dice, e gli sfila il sigaro dalla bocca e scatta. Successivamente raccontò: quando sono tornato alla macchina fotografica e mi sono voltato, mi guardava come se avesse voluto mangiarmi. Quindi l'espressione che ha fatto la fortuna della foto, il cipiglio sul volto, era solo una risposta fresca e genuina all'insolenza dell'azione di Karsh. O per dirla in un altro modo, il frutto del fatto che Churchill era incazzato come un picchio.
Ma fondamentalmente era quello che ci voleva in quel momento storico, l'immagine di un primo ministro deciso e risoluto, quasi minaccioso, l'emblema di un'Inghilterra che non si sarebbe arresa di fronte a nessuna minaccia. Non a caso, l'espressione di Churchill è spesso associata a quella di un bulldog inglese. Quel gesto così coraggioso fece meritare alla foto la copertina di Life e lanciò la carriera del fotografo a livello internazionale, facendolo diventare poi il fotografo che sarebbe diventato. Che lezione possiamo imparare da tutto ciò? Che, tra le altre, una delle migliori doti che un fotografo possiede è l'intraprendenza e il coraggio. La tecnica e l'attrezzatura al massimo ci possono mettere in condizione di fare per bene il nostro lavoro, ma non fanno loro le foto. A volte ci vuole il coraggio per far uscire quell'espressione che racchiude in uno sguardo un momento storico e che rende un ritratto iconico. C'è un breve momento in cui tutto ciò che c'è nella mente, nell'anima e nello spirito di un uomo si riflette attraverso i suoi occhi, le sue mani, il suo atteggiamento. Questo è il momento da immortalare. C'è chi considera questa foto uno spartiacque, l'inizio di un modo di ritrarre i politici in maniera diversa, più umana e più naturale, mostrando un aspetto diverso rispetto a quello più formale e meno umano che era sempre stato riservato ai ritratti di uomini di Stato. Politici o no, il lavoro di Yusuf Karsh è comunque da studiare. Vi lascio dei link per approfondire attraverso dei libri interessanti. Alla prossima!